Esatto, è un colpo di fucile sparato al vento. Ma al vento delle intenzioni o al vento dei sogni? Le intenzioni dei sogni navigano nell'oceano profondo. Profondo come un pozzo senza fondo. Lo specchio d'acqua che si vede affacciandosi rispecchia l'immagine del nostro sé. Il sé, quella parte così misteriosa della personalità di difficile interpretazione. Il mistero dei colori si sparge ovunque nel mondo fra buio e luce. I colori, la luce, che magia. E si estende al di là dell'orizzonte, facendosi immaginare al di là del visibile. L'orizzonte ottico. E tu ritornerai al punto di partenza senza aver capito il perché. Era andato tutto così bene fino ad allora. Al punto di partenza, bene, siamo viandanti in viaggi verso mete sconosciute per approdare verso l'infinito. Per appoggiarsi e dondolare nella sabbia delle lettere dell'alfabeto, io ricercai il mistero dell'essere, ma non trovai praticamente che sabbia. La sabbia mi fa pensare a un sogno che ho fatto qualche sera fa, un sogno in cui dune di sabbia infinite si perdevano all'orizzonte. I giornali stamattina non erano usciti. Io sono uscito questa mattina. Ma tu non sei un giornale, ragazzo mio. Non sono un giornale. Potresti essere, ad esempio, un negozio di vestiti o un negozio di pantofole. Potrei essere un negozio di giocattoli. Ma no, dai, oramai siamo grandi e il nostro divertimento è finalmente il lavoro a cui da bambini aspiravamo. Ah, il lavoro, eterno inganno dell'uomo. Ho aperto la porta di vetro, sono entrato, mi sono avvicinato alla cassa e ho chiesto quanto costa. Il costo è quello che ha fisso dietro. Ma quanto costa? Non vedo bene. Puoi accendere la luce? Ora lo vede il prezzo? Ogni volta che ti parlo di amore, diventi improvvisamente mio. Sì, perché l'amore mi rende cieco. Che mi consiglia di leggere? Le consiglio di leggere un buon libro. Dal titolo? L'essere imperscrutabile. L'autore? Angelo Filippo Iannone Sebastianini. La casa editrice? Il Tempietto. Oh, qual gaudio! Mi coglie impreparato in questo giorno meraviglioso. Meraviglioso. Leggerò. Meraviglioso è il libro che si sta accingendo a leggere. Meraviglioso è il libro e chi lo scrisse. L'autore, tra l'altro, ha scritto diversi libri sul tema. Li ha letti tutti?